Il Lecce esce dal Bentegodi di Verona con un punto che torna utilissimo, complici mezzi passi falsi, in alcuni casi anche casalinghi, delle altre in corsa per la scalata alla Serie A. Alla fine 1-1 con i giallorossi che soffrono, vanno sotto, raccolgono i loro sforzi con il definitivo pareggio, messo in cassaforte nel bunker del recupero. Delio Rossi conferma le scelte a cui ha lavorato nella rifinitura del sabato, lanciando Ledesma sin dal primo minuto accanto a Donadel. Insieme fanno 39 anni, ma non li dimostreranno in campo. Malesani scopre le carte schierando un Verona a trazione anteriore camaleontico, in grado di passare rapidamente dal 4-4-2 al 3-4-3, più caro all'ex tecnico di Fiorentina e Parma, che si affida da Ailton per Cossu e lascia in panchina, come previsto, Mazzola. A centrocampo fa rientro Ijana. Siamo quasi al terzo giro di orologio quando la percussione personale di Tonetto, capitano con Piangerelli squalificato, costringe il giovanissimo Pegolo alla deviazione in angolo. Il Lecce dimostra di volersi giocare la partita facendo valere il possesso palla. Nel primo quarto d'ora il pressing degli uomini di Delio Rossi è asfissiante e costringe in diverse occasioni prima i difensori scaligeri e poi anche il portiere a rilanci fuori misura che fanno rifiatare la manovra dei giallorossi, impegnati ad agire soprattutto in verticale. È al decimo che la squadra di Malesani si propone per la prima volta con una certa pericolosità. La conclusione al volo di Cossato trova generoso Rossi pronto a togliere dall'angolo il vantaggio giallo-blu. Il Verona prende coraggio con il passare dei minuti e preme con maggiore incisività. Al 22esimo la punizione di Adailton trova pronto Pisanu, abile a sfruttare da opportunista una vera e propria carambola in area. Ma anche questa volta Rossi c'è. E dopo la mezz'ora che i padroni di casa creano l'occasione più limpida della prima frazione, con lo spunto di Cassetti sulla destra che mette solo davanti al portiere Cossato, sulla conclusione di prima intenzione della punta scaligera, generoso Rossi si supera evitando il peggio. A questo punto del match il Lecce è chiuso nella sua tre quarti, soffre l'attivismo degli undici di Malesani, propositivi soprattutto lungo le fasce. C'è il tempo per respirare al 38esimo, ma sul calcio piazzato di Ledesma il colpo di testa di Giacomazzi sfila di poco a lato con i salentini che rischiano di passare. Sino all'intervallo è sempre Verona, con una supremazia territoriale appena più contenuta, che frutta qualche angolo in successione e poco più. Malesani lascia negli spogliatoi ad Ailton, beccato dal pubblico per tutto il primo tempo. In campo ci va Bruscato, uno che a Trieste, lo scorso anno in C1, ha lasciato il segno con 5 reti importanti in 25 partite. Pronti via e al secondo è già vantaggio giallo-blu. Cassetti macina chilometri sulla sua fascia e sul cross Gegè Rossi smanaccia lontano, ma è Bolonino, deciso, a riscontrare qualche irregolarità, decretando un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta capitan Vincenzo Italiano che spiazza Rossi. È 1-0 e ci può stare. Il Verona concretizza il predominio territoriale. Al quinto la partita del Lecce potrebbe già finire se non ci fosse prima il palo a salvare i giallorossi dal diagonale di Abruscato e poi anche Cossato a graziare da pochi passi generoso Rossi. Il Lecce ha un sussulto all'11esimo con Bugrinez che prima cicca clamorosamente una conclusione dal limite e poi ci riprova sugli sviluppi, ma la sfera finisce a lato. Il 16esimo il minuto della svolta con Delio Rossi che restituisce verve al fronte offensivo lasciando in panchina Vucinic e dando spazio al bulgaro Božinov. 16 anni per lui e primo spezzone di gara in questa stagione. Il giovane corazziere della primavera di Roberto Rizzo contribuisce alla conclusione di Bugrinez del 19esimo, ma soprattutto partecipa al fantastico pareggio giallorosso con il primo gol italiano di Cristian Daniele Ledesma. Il centrocampista di Buenos Aires raccoglie questo pallone ai 30 metri e al 24esimo decide di scaraventarlo con una bomba nella porta dell'incolpevole Pegolo. 2 minuti prima del pari, Delio Rossi aveva rafforzato gli ormeggi con l'avvicendamento tra Giorgetti e Abruzzese. Il Verona si innervosisce e Cossu finisce sul tabellino degli ammoniti quando recrimina un altro rigore. C'è spazio anche per Corallo che prende il posto di Tonetto con la fascia di capitano che passa per la prima volta sul braccio di Lorenzo Stovini. I minuti di recupero sono 5, di Lecce soffre il ritorno di fiamma dei padroni di casa. Con Gonnella smarcato nel cuore dell'area a 30 secondi dal triplice fischio, il difensore getta al vento il match point. Pochi secondi e Bolonino dice che può bastare così, con i giallorossi che allungano a 12 la serie d'oro e si apprestano al doppio confronto casalingo con Ascoli e Vicenza.